un dato di fatto che siamo talmente in tanti che probabilmente non ci staremmo. Ricordiamo quindi che vogliamo e no, lui forse non passa per un'ora. E quindi non andiamo da nessuna parte. Allora, chi, e speriamo di essere in tanti, saliamo sull'autobus, scendiamo a Partigliate, e poi con un servizio di auto un po' alla volta ci recuperiamo. Per chi non riuscisse a sapere sull'autobus, ovviamente la polizia municipale rimane qua, ma non diciamo è tutto finito, che si è visto, perché 300 metri vanno fatti ancora, quindi cautela, attenzione, perché poi qualcuno di noi gioco forza si separa, e quindi attenzione anche per chi deve rientrare in paese. Siccome siamo nel comune di Paullo e abbiamo 10 minuti, non solo perché li abbiamo, anche perché è doveroso, vorrei chiedere al signor sindaco Federico Lorenzini se vuole dire qualcosa, e lo vorrà, ed è giusto che lo faccia. Grazie sindaco. Padrone di casa. Grazie a te Giancarlo, grazie per aver organizzato questa manifestazione a cui hanno aderito in tanti, hanno aderito tanti sindaci e hanno aderito tanti cittadini. Oggi credo che non sia tanto il momento in cui cercare le responsabilità, che secondo me sono a diversi livelli e sono tante. Oggi vogliamo dire che vogliamo che i pullman entrino nei nostri paesi anche alla domenica. Vogliamo che i nostri cittadini abbiano un servizio per poter salire su un pullman in sicurezza e andare molto spesso anche al lavoro, anche se è domenica, in sicurezza e senza fare un tragitto come quello che abbiamo fatto oggi, che è scandaloso fare. Oggi l'abbiamo fatto in una giornata di sole, di giorno, ma credetemi che quando da automobilisti ci capita di essere fermi a quel semaforo e vediamo delle persone la sera e con la nebbia percorrere quel tragitto di strada che abbiamo fatto noi adesso, è veramente pazzesco, e tutti noi incrociamo le dita perché non succeda nulla. Questa cosa non deve accadere, questi pullman devono tornare ad esserci la domenica e ad esserci secondo le frequenze che abbiamo sempre avuto. È una cosa che spetta a noi cittadini ed è una cosa che vogliamo e dobbiamo richiedere con grandissima forza, per cui grazie a tutti voi di essere stati qui oggi, grazie a tutti voi di fare questa manifestazione, grazie a coloro che l'hanno organizzata, ma questo è solo uno dei passi che dobbiamo fare per continuare a tenere alta l'attenzione. Adesso l'attenzione è alta perché siamo anche alla vigilia di una serie di appuntamenti anche elettorali, a noi questa cosa interessa poco, a noi sindaci che siamo rappresentanti di tutti i cittadini interessa veramente poco che questo sia un momento in cui tutti, come dire, possono anche cavalcarla questa situazione. Noi dobbiamo far sì che questa attenzione rimanga anche dopo il 4 di marzo, dopo il 5 di marzo, rimanga, e soprattutto che si risolva al più presto. Grazie a tutti voi.